Bentornata qua alla Zampa. Eccoci, che dire, quanti sono esattamente i cani che ci circondano? Meravigliosi, dolcissimi, sono tutti cuccioli, cuccioli che provengono da zone terremotate. Dico giusto, Marisa? Arrivano da zone terremotate e dalle zone dell'emergenza gelo, in particolare i tre marrone sono stati proprio trovati sotto la neve con la mamma. Sono nati più o meno a gennaio, quindi sono sui 5 mesi. Tutte e due le cucciolate hanno 4-5 mesi e i marrone sono un incrocio Labrador, sì, e una futura taglia grande, sì, mentre questi tipo Segugi, sì, sono tre femmine e due maschi e arriveranno sui 20-25, comunque non piccoli. Ecco. Sono dolcissimi, meravigliosi, in totale quanti sono? 8. Allora 8, insomma 8 famiglie, o se qualcuno se ne prende anche due meno di 8, e semplicemente 8 famiglie che, quelle che cerchiamo, disposte ad accogliere uno di loro per sempre, pensando in questo senso di fare qualcosa di meraviglioso e comunque di offrire una vita migliore. Eccolo qua, lui sta benissimo qui all'Astad, però perché l'Astad possa continuare, voglio dire, ad accogliere creature nuove e bisognose, serve, Marisa, che cosa? Serve che vadano in adozione, così si possono accogliere altri cani. E fortunatamente le nostre adozioni stanno procedendo molto bene. Già solo quest'anno abbiamo già dato 31 cani in adozione e una di queste anche andrà, è già prenotata. Ecco. Una specie di Segugio meraviglioso. Allora, mi raccomando, visto che siamo ormai in vista dell'estate, gesti come questi di adottare un animale si fanno con senno e coscienza, consapevoli che non è un giocattolo, se no ci sono tanti bei negozi di giocattoli dove vendono cani di peluche che vanno benissimo al caso, si fa per offrirgli una vita migliore, quindi con impegno, un grande cuore, dico giusto? Sì, ci vuole anche molta pazienza all'inizio, ma la soddisfazione c'è, sì, c'è un grande ritorno. Grazie Marisa. Grazie a voi. Grazie per l'ascolto, qua la Zampa.